Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Sera e benvenuti nel mio canale. Ci chiama, lo sentite come ci chiama, vero? Guarda come vibra, Insomma. The Lost. Ci dobbiamo ancora fare Delirium, ci possiamo fare... quello di non prendere... capottano quanto è veloce. Non lo so, mica se ce la faccio, se è un po' troppo veloce. Date il danno lo prendo facile, no? Ok, no, forse l'abbiamo scampato. Questo esplode in mille lacrime dopo, però, no? Non era lui. Ma non era neanche quello delle mosche. E quindi è un blu che non conosco. Oh, santo padre. 7 ore per ucciderlo. Almeno fai finta e dammi una carta. Che tanto è Delover, quindi non credo che mi interessi. Poi? No, è inutile. Potremmo fare quella dove non raccogliamo niente, per esempio. Non sarebbe male. Ho già sentito una chiave che cade e la chiave è l'unica cosa che possiamo raccogliere. Cioè, sì, a parte tutti gli altri consumabili, chiaramente. Che non siano bombe, né cuori, né robe. Questa che è? Adrenalina. Ok. Non mi ricordo che fa adrenalina. Spero solo valga per spam. Sì, mai preso. Però credo anche non mi possa colpire più o meno niente in questa stanza. No, perché non ce li avremo mai uguali. A meno che non prendiamo Libra. Ecco, Libra è un buon oggetto in questo tipo di run. Quello è un corno che permette... è la costola di Grid. Ci permette di non trovare Grid. Tutto lì, negli shop. Allora, lui quando muore esplode. Che lo rende particolarmente rompicazzo. Ecco, tu poi me ne parliamo. Vabbè, dai, già metà vita. Palleggiamo con te. Merda, non me l'aspettavo che cambiasse direzione così veloce. Merda, che mira. Vabbè, riproviamo. Un XL, ci piace. Abbiamo detto che le chiavi sono l'unica cosa che possiamo raccogliere. E quindi lo faremo. Il primo piano XL è una figata perché è più corto e ti permette comunque di avere due stanze gratis degli oggetti. Quindi senza il fabbisogno di chiavi. Così, anche se troviamo solo queste due chiavi, diciamo, i primi 4 piani li abbiamo già sfangati. Penso che le batterie si possano raccogliere, non sono sicurissimo. Vai, onde evitare. Cioè, intanto The Lost oggetti a carica non ne ha particolare bisogno. E questa stanza è un cacchio di casino, perché qui, con tutti questi scorreggioni, è un problema. Oltretutto quello verde e quello rosso hanno quantità HP tendente a infinito. No, ok, forse è fattibile tra un paio d'anni. Se si parte con Proptosis, a me schifo non mi fa. Ciao.
Abbiamo anche un warrior di fuoco, insomma, proptosis con 10 non è male. Se riuscissimo anche ad abbassarlo sarebbe il top. Insomma, una buona combo con Proptosis è avere Lamp of Call. Però ecco, io se potessi me lo eviterei Krampus. Perché insomma, Krampus potendo prendere solo due colpi, sapete, no? Come la penso? Va bene. La chiave la prendo. Bombe non ne ho. Moneta la evito. Boss. Potresti sparare? No, eh. Danno, ecco. Questo danno e velocità. Questo è sicuramente utile. Ecco, 10 di danno al primo piano col patto visibile, che non regala niente, chiaramente, tranne un oggetto di merda. Che poi tanto di merda non è con lui. Questo lo prendiamo giusto se mai decidiamo di rerollare la partita per qualche strano motivo che non posso concepire. Cerchiamo di non perdere sta partita perché è particolarmente forte, almeno in partenza, e poi può peggiorare molto rapidamente la cosa. Questo, ecco niente, è andato a puttane, quindi cerchiamo di fare delirium. Perché l'achievement, quello lì, è appena andato a puttane. Quindi a sto punto raccogliamo un po' di soldi. Mi dispiace. Aspettate un secondo, perché non ho ancora visto la stanza degli oggetti, giusto? Ma lì non mi interessa particolarmente. Qui potrebbe esserci la stanza segreta, o anche no, perché potrebbe tranquillamente essere qua. Esatto, era esattamente là. Va bene, quindi andiamo su di qua. Addirittura si riduce a un terzo il danno alla distanza, eh. Non è così banale. Ho visto tutte le stanze. Cacchio, più di 40 HP, proteggio. Sì, ci piace. Bat Bomb ci piace. Abbiamo da vedere nient'altro? No, possiamo andiamo. Sì, questo dobbiamo vedere. Perfetto. Facciamo quelli che vadino. Vada, vadi, ragioniere, vadi.
No, è abbastanza al momento. Wow, c'è un primo colpo così subito, non me l'aspettavo. Sì, speriamo più veloci. Allora, danno più o meno c'è. Anche se ci vuole il botto adesso di danno. Beh, sono un coglione, perché si è messo agli atti. Qua ci dovrebbe essere la stanza segreta, esatto. Danno! Non è proprio il botto, ma meglio di niente. Va benissimo così. Adesso bisogna cercare il boss. O anche lo shop. Con temperanza ci muori, ricordatelo, così la lascio qua. Però com'è che si lasciavano qua le carte? Così. Di là non c'è niente, di qua non c'è niente, vicolo cieco. Ok, qua per caso c'è un oggetto fighissimo anche, no? E di qua, credo, a sto punto. Ci ho provato, ma non mi è andata particolarmente di lusso. Maledetto. Va bene. Da ste parti devi essere, non è che puoi sfuggire ancora per molto. Ok, perfetto, era dall'altra parte. Giù. Wow. Anche no, eh. Esatto, la costola di grid avrebbe evitato codesta cosa. Insomma, 47 monete senza mai aver ricevuto praticamente niente. Ma hanno colpito? Mi sa di no. Ho un po' il dubbio. Questo ci piace. Ci piace e li prenderemo tutti. Così almeno per i prossimi 2-3 piani avremo la doppia scelta. Attualmente forse conviene patto con l'angelo. Però patto con l'angelo con The Lost è sempre un incognito, perché spesso sono cuori e a me non servono. Certo, però se trovi Goded va bene. Guarda, questo è brutto. Va bene, se ne sei convinto. Questo non ci interessa. Vorrei trovarlo però, eh. Vorrei trovarlo, la stanza degli oggetti. Posso rimetterci un pochino di esplorazione in più, tanto siamo abbastanza in anticipo. Quindi penso sia fattibile la cosa. Restock mi piace. Per esempio, questo non mi dispiace. Permette di rifare le stanze se vedo particolari problemi. T'ho visto molto dopo.
Mi sa che era sopra. Vero? Sì, immaginavo. Immaginavo fosse sopra. O sopra. Non è per caso qua, eh? No. Ma è probabile che sia di là. Eccola. Celtic Cross, va bene, è inutile. Mi siamo consci. Sì. È qua per forza. Non è che. Maledetto figlio della merda. Pure. Mi sa che un po' di robe le compro perché è l'ultimo shop. No, non è l'ultimo shop. Però nel prossimo potrebbe esserci l'amico Grid. Poi un'altra attiva. Questa ci piace. Questa anche. Quella ci piaceva ancora di più. Va bene. Ho detto che mi piaceva di più, quindi la prendo. Sì, questo fa tanti cuori, ma è inutile. Questa fa un sacco di danno, quindi. Mamma mia, una sua vista brutta, The Blot di solito mi sega. E posso prendere questo. Come ve la sentite? Io me la sento che qua c'è Krampus. Però qua non mi sento niente. Che avevo detto? Sei un figlio della merda. Sì, ma muori. Va bene, devo andare ancora. Sì. Però almeno Krampus non può più comparire, ho ancora tre piani dove giocarmela. Cazzo, è un problema questo. Ok, no, non è più un problema. Questi non si muovono, se sì, non sono vigile. Tu sei morto, a posto. No? Si sta sfilando l'auricolare, credo. Un attimo che rammendo l'auricolazio. Perfetto. Ora sento di nuovo. Grazie ad Amplifon. Sono morti tutti. What? Chi manca? Vabbè. Qualcuno mancava. C'è in giro. No, sì, va bene. No, ti sarebbe piaciuto. Non mi ricordo manco che fa, mi sa che ererò le piedistalle. No, tanto è inutile, no, no, no. Posto così. Devo solo capire che fine ha fatto. Qui potrebbe esserci qualcosa di interessante, tipo un black market. E invece no. Two of clubs. Chissà dov'è il resto del livello del mondo. Perché sono tutti gialli? Quanti HP? Zio. Un po' troppi, eh. Proprio no.
sono voluti un po' di colpi, a dirla tutta. Se non siamo poi così overpowered adesso. E qua tutta la vostra ce non la faccio, ci poi proprio crede tantissimo. Bella, ma non mi ricordo, ogni due? No, è più efficace Red Candle, credo, perché può essere spawnata più volte nella stessa stanza. Eh sì, credo proprio che la scelta sia corretta così. Fanculo però, eh. Forse dai. Come Antani. No, nonostante sia fighissimo quell'oggetto, però no. Ne. Vogliamo provare ad andare di là. A parte che Ashe non è neanche pensabile in questa conformazione, ma. Esatto. Ma tanto ormai ci abbiamo 100. Devo solo trovare il boss qua. Io. Preso. Cercato e voluto proprio. No. Se stai bene lì. Questo è molto bellissimo, perché abbiamo cacche e non bombe. Possibile morte? Forse no. Questa sì però. Merda. Altro che no. Mamma mia, come l'ho vista bruttissima. Tanto è di qua, dai, se è di qua. Avete visto Tinted? No, io nemmeno. Qua? Neanche. Oh, grazie, è troppo Tinted, veramente, no, come se avessi accettato. Non. Sto sudando, ho il ventilatore puntato che sentirete sicuramente. E sto sudando, non ce la faccio più. Voglio morire in questo momento. Qua ci deve essere però. No, ma manco qua hanno messo la tinted. Flush, ottimo oggetto. Effettivamente è un bellissimo oggetto. Preso io danno da solo. No, cioè, per farvi capire, eh? Perfetto. Preso danno a cazzo. Non battiamo neanche il cuore con questo. Forse adesso sì. No, no, ma a parte gli scherzi, manco il cuore proprio. Non siamo mica in grado, eh. Forse se piazzo bene le bombe. Attualmente non siamo in grado. Ci può essere lì? Non credo di averla mai vista.
Brutta. Mi tocca insistere. Va benissimo. E qui questo tanto mi può far scendere. No, questo non fa niente, abbassa solo la velocità delle lacrime, credo. E questo è peggio. Oggettivamente è peggio. Se passo la fase degli occhi, così fattibile il cuore. Devo passare la fase degli occhi, però. Non è così banale. O banane. Quasi una bombetta e la piazzo. Giusto per, così, per gradire. Bombettina di quelle che non fanno male. Bombe delle 6, tipo, no? Non sciottiamo gli occhi, eh. Che potrebbe essere un grosso problema. Non vorrei dover andarci addosso, che potrebbe essere compromettente, insomma. Però questi facciamo un sacco di danni. Merda. Nope. Credo di qua, semmai ci dovesse essere un boss veramente. Semmai avessero messo un boss in questo. Era la stanza che mi aspettavo. Perfetto. Beh, oddio, io questo non so che è, ma. Più di tanto schifo non può fare, no? Oh, lo stavo prendendo fortissimo in faccia. Ah, da Delirium direttamente. A me va bene. Eye of Belial. Oltretutto ogni boss ce ne dà due di oggetti. Quindi devo solo cercare di non incularmi da solo. Sostanza. Curse of the Maze. Onesto, eh? Aumento di danno significativo. No, cioè, allora, chiariamoci. O diventiamo estremamente OP, o scordatevi che si vinca sta partita contro Delirium, eh. Ve lo dico proprio papale papale. Non siamo abbastanza forti, non facciamo abbastanza danni. Cioè, no. Facciamo danni a tanti medi, che non vuol dire a tanti diti, dito, dita, medi. Vuol dire che facciamo un danno medio moltiplicato tante volte su tanti soggetti, però. Ma non facciamo danni, cioè, oggettivamente. Cioè, ci vuole un danno di 40-50 per provare a fare Delirium senza avere nient'altro. È ben chiara la cosa. È un boss, prima o poi me lo dimette, però. Ok, due in una botta sola, perfetto. Scusami, puoi alzarti se vuoi. Grazie. Quello non credo si rompa mai.
Come sei simpatico, porca puttana. Vedevo l'ora proprio. Qui solo la cacca mi poteva salvare. Sì, lo so che è strano dirlo. Che cazzo hai fatto? Perfetto, sono già morto. Come vedi? So dove sia. Ma me lo dà? Perché sono morto, ma l'ho ucciso, non ci sto credendo. Sono morto mentre lo uccidevo, stavo facendo la transizione di morte. Ragazzi, se mi siete testimoni, l'ho battuto mentre morivo. Mi siete testimoni tutti quanti. Vabbè, niente. Non so neanche se far continuare i tentativi, perché alla fine c'ero riuscito a batterlo. Cioè, se farmelo offline, questo, e quindi scegliermi una partita che parte già bene, tipo questa, perché era partita comunque bene. E infatti l'avevamo battuto, cazzarola. Vabbè ragazzi, dai, non ci si pensa più. Alla prossima. Dai, forza, forza. Ciao a tutti.